marcha, guarda. Thank you.
ecco qua l'avvocato Barca, un po' non nero, però c'è qualcosa che non è andato in questa gara. Hai capito nel segno, caro Renato, purtroppo ho dovuto fare seconda e terza manche con solo due marce, perché ho rotto il sincronizzatore della terza marcia e quindi non sono riuscito a dare il meglio per come dovevo. Però sei arrivato su, gara di casa, bellissima organizzazione. Indubbiamente, ma proprio per questo, appassionato e con la voglia proprio di arrivare al traguardo e di tagliare il traguardo, solo per questo motivo. Altrimenti oggi non sarei stato competitivo, perché ho avuto modo di accorgermene che al giro di ricognizione già purtroppo era saltata la terza manche. E quindi sprizionando di seconda, quarta, seconda sono riuscito... Insomma, sei riuscito ad arrivare a tagliare i traguardi, se non altro. Bene, grazie Vincenzo. Grazie a te. Ciao. Vincenzo, una tradizione che continua e che si vuole rinforzare. Assolutamente sì, siamo ben lieti di accogliere sempre di più ogni anno gli amici piloti, perché ormai di questo stiamo parlando, perché poi negli anni con i piloti diciamo ci sono rapporti che non sono più di concomitanza sui campi di gara, ma poi ci sono anche rapporti di amicizia, sì, si vengono rapporti di amicizia. E poi è una cosa bella per la nostra città, per la nostra cittadina, perché con la scusa ogni anno ci sono nuove persone, turisti che vengono a trovarci e si rendono conto che tutto sommato anche a queste latitudini ci sono bei posti da tenere in considerazione. E che dire, io sono appunto dal lato del nostro presidente, che effettivamente bisogna crederci ai sogni. Fare una cronoscalata per noi è il sogno da quando è che ci siamo subito messi in carreggiata dal 2017 per rinnovare la prima edizione dello slalom. E assieme a tutti voi, assieme alle istituzioni, assieme ai piloti, assieme ai cittadini, perché anche in questo io voglio fare i complimenti anche ai cittadini nostri e a tutti, diciamo, coloro i quali hanno assistito a questa gara, perché si sono comportati veramente benissimo e spesso ciò non avviene. E di fare squadra per portare avanti questo sport, che non è uno sport secondario, è uno sport primario che muove tante persone, non solo in ambito automobilistico ma anche per le officine e per tutto quello che riguarda questo settore. E la cosa più bella è che queste attività appunto rendono momenti di convivialità che fanno crescere un po' tutti, perché ci si confronta e cresciamo tutti. Grazie Francesco. Beh, assolutamente sì, sono d'accordo, c'è un indotto economico da attenzionare, da tenere assolutamente in considerazione. Poi vogliamo parlare anche a lungo raggio, no? Niente come organizzare una gara in salita può essere per le istituzioni un innesco, uno stimolo per aggiustare, migliorare una strada che oggettivamente non può restare così com'è. Quindi non pensiamo alla salita come 2-3 giorni di divertimento, di show, di vetrina, ma pensiamo alla salita come occasione unica e ripetibile per regalare alla cittadinanza, che lo merita ampiamente, un'infrastruttura finalmente sicura, degna del 2021 e anni che verranno. Mi permetto, Francesco, di fare anche altre considerazioni, se parliamo proprio di strada. Voi dovete sapere che Oppido Mamertina, in linea d'aria dalla zona ionica, dista pochissimi chilometri, cioè qui per arrivare alla zona ionica, da qui per arrivare alla zona ionica saranno circa un 25-30 chilometri. Quindi voglio dire, sarebbe veramente il non plus ultra pensare alla grande per arrivare anche a fare ciò che è da 100 anni che non si fa, e magari si libererebbe l'Aspromonte di tanti guai e si creerebbe un collegamento tra ionica e terrenica ancora più veloce. Classe 1400. Terzo classificato, il numero 56, Vincenzo Barca. Con tanto di accompagnatore ufficiale, signori, non dimentichiamo. Team Barca. Seconda classificata, la numero 59, Michela Puttanieri. Complimenti alla nostra Michela per la grande grinta che mette in ogni occasione. Brava Michela. Vince il numero 58, Ottaviano Verta. Applauso. Insomma, tranne Michela, due diciamo pezzi da 90 sul podio immaginario di oggi. Due pezzi grossi, diciamo. Bene. Resistart.